Amici del web, buongiorno. Intanto questa mattina io vorrei una splendida dama accanto a me, ne approfitto. Vieni. Questa mattina vi porto in un viaggio nel tempo, si parla di cucina, di arte e cultura, e ne parlo con questa splendida dama, meravigliosa. Parliamo intanto dall'Istituto Comprensivo Aurelio Covotta di Ranelpino, De Gustibus, un pensiero a tutte le culture che hanno contribuito al nostro piacere gastronomico, sottotitolato Il cibo come veicolo di conoscenza fra i popoli. Io mi metto insieme a questi ragazzi, venite da questa parte. Questa mattina veramente ariano, si colora ancora una volta di tanta qualità grazie alla scuola Aurelio Covotta, appunto, di Ariano Irpino. State con noi perché ne vedrete delle belle. Facciamo un ciao, signori, a quel signore là. Ciao, a più tardi. Sedendoci a tavola con le persone che amiamo, formiamo un'energia di pace. Porta tristezza e malinconia se si è soli a consumarlo, ma pace e gioia se si è uniti intorno ad una tavola. Se chi vi siede accanto, europeo, africano, asiatico, non importa, purché sia una bocca da sfamare e una tristezza da consumare. Ultimamente stanno uscendo i ristoranti. E da Lusquare, da Ponta Cunnella e a tutta la torre di Anella. Ci darà di fuggiare e a fare le comunioni. Sì, di preso le banchette non hanno più anteriormente. E ancora sono accogliente che a chi ci va e resta cliente. E con la carne e con il pesce nessuno di uno mai se ne esce. Ogni festa non c'è storia da finire a pappatoria. Guai, pensieri e delusione ci pensa solo lo cannaro. E se continua tutto l'anno la gente si va solo più umana. E attorno alle torri, quando a notte, pare che spada nel botto, come abbia la digestione, già da chiavo la locazione. Andò Porto, andò lo San Giovanni, sappiamo il luogo di Capolano, e se ti invito con un barile che assaggiavo il fritticello, tale dire che non si accoglie tutto un svato e con la rocchia. Sartavisci, questo è importante, che lo strafogo qua è pesante. Ci vuole assai condimento e a cosa a fuoco lento, perché a dirlo ci vuole sostanza e tutto vende alla panza. Quando volta un po' di vino, sale sicchio e cutichino. Quando faccio la aiutata, fa solo e cotto calapignano. E come salvano le giornate, dalla torna a donare. Come studono le fucagne, si preparano le compagne. Ci cadete le anelle, se non è a tempo di pastarelle. Ma la settimana della passione sono sempre casa di colazione. Questa mattina, amici del web, vi porto a fare una passeggiata nella storia, ma anche nel gusto, nel buon gusto. Ne parliamo qui all'Istituto Comprensivo Aurelio Covotta, ne parliamo con una delle artefici di questa stupenda giornata. Maria Carmela Grasso, prima di tutto, come va?
Abbastanza bene, grazie. La manifestazione si è presentata molto bene, il contributo è stato di tutti, a cominciare dalla preside, tutti i docenti, il personale ausiliario, i ragazzi, i genitori sono intervenuti, è stato un intervento corale molto bello e che ha dato significato ancora di più alla nostra manifestazione, perché ognuno a casa ha cercato di dare il piccolo contributo per poter ripetere nel nostro piccolo i piatti della cucina tradizionale del mondo. Io oserei dire luculliano quasi, perché vedo delle cose meravigliose. Mi rifaccio a una frase vostra: il cibo come veicolo di conoscenza e unione fra i popoli. Sì, perché molte nostre pietanze vengono da altri paesi, per esempio il gustosissimo caffè viene dall'Arabia, il cacao dai paesi dell'America centrale e latina, patate, pomodori dalle Ande, il gelato viene dalla Cina, e quindi ogni volta che noi ci sediamo a tavola possiamo tranquillamente fare un pensiero a tutte le culture che hanno contribuito al nostro piacere gastronomico. Bene, che dire oltre questo? Intanto le immagini già parlano da sole, non possiamo dire altro che grazie per averci dato questa bella espressione di coralità nel cibo e non solo nella cultura e nell'arte. Che dire, ci vediamo alla prossima. Grazie, grazie e buon Natale a tutti coloro i quali seguono sul web questo bellissimo spazio che è stato da voi ideato. Amici del web, adesso siamo con gli attori principali di questa giornata. Allora, tu sei un monaco, come stai? Bene, bene. Cosa hai recitato? Un sonetto del 1400, avevamo come tema della manifestazione il Rinascimento, per cui... E sicuramente il mangiare. Il cibo rinascimentale, sì. Quindi queste poesie comico-realistiche sul cibo, ho recitato un sonetto. Bravo, bravo. E mentre tu chi sei intanto? Allora, io sono un'arianese. Sei un'arianese pura? Sì, e comunque sono dell'idea che arianese si nasce, però possiamo essere arianesi, giapponesi, cinesi, ma per essere cittadini del mondo bisogna essere solidari anche attraverso il cibo. Brava, tu invece vieni dall'Africa? Sì, dal Ghana. Sei ghanese tu, allora. Senti, tu invece mi pare che hai suonato il flauto. Sì, dobbiamo suonare il flauto alla fine e suoniamo Jingle Bell. Jingle Bell, insomma, natalizio. Mentre tu sei un principe, qualcosa? No, un serviente. Ah, ho sbagliato tutto. Sembravi un principe, sei elegante. Un serviente di che epoca, diciamo? Rinascimentale. Rinascimento. Lei è una sorella. Come si chiama sorella? Arianna. Anche Arianna, hai recitato qualcosa? Figurante. Sei una figurante. Mentre tu sei... una damigella, mi devo togliere il cappello e mi inginocchio, bello questo vestito, cosa dire, anche tu hai partecipato a questa sfilata meravigliosa questa mattina, sì. Cosa ti sta lasciando questa mattinata? Ma una bella esperienza, come... È stato bello? Sì, sì. Molto bello. Vieni qua, in rosso, The Lady in Red, tu cosa sei? Anch'io sono una damigella e ho fatto parte dell'orchestra del nostro professore e quindi siamo sempre nel tema rinascimentale e di seguito dovremo servire dietro i tavoli dove avremo preparato delle pietanze fatte da noi rinascimentali. Che abbiamo visto, ma io mi chiedo una cosa, vieni qua. Ma com'è che sono tutte belle le damigelle? Io ho visto all'epoca le damigelle avevano anche i baffi, mentre voi siete meravigliosi. Tu invece cosa rappresenti? Dama. Un'altra dama. Sì. Tu già hai un passo più alto in questo momento. Sempre di che periodo? Rinascimento. Rinascimentale. Beh, ragazzi, cosa dirvi? Vi ho beccati tutti, chiaramente abbiamo beccato solo una parte di tutti questi ragazzi. Vi voglio ricordare, De Gustibus, mai come in questo momento possiamo narrare la cucina, l'arte e la storia in un tutt'uno grazie a questi ragazzi. Ciao ragazzi.